Quante volte capita anche a te di indossare sempre gli stessi outfit perché non hai idea di come abbinare in modo diverso ciò che già hai all'interno del tuo guardaroba? Immagino tantissime. Io sono la prima che a volte fa difficoltà a reinventare i propri capi. Un po' per noia, un po' perché non ho tempo, alla fine indosso sempre le stesse combo che so che sono efficaci e fanno il loro lavoro. Ma c'è una soluzione molto facile e veloce che risolve questo problema. Ovvero prendere ispirazioni da idee look che troviamo online che possono in qualche modo rientrare nel nostro stile. Ma attenzione, ricordati che ogni idea look la puoi personalizzare in base a quella che è la tua body shape e il tuo gusto. Detto questo, iniziamo subito con 5 outfit che secondo me già hai nel tuo guardaroba ma che non hai mai indossato. Io sono Sara e sono una consulente d'immagine e una fashion stylist. Prima di entrare nel vivo del nostro discorso, ti comunico che su Vogue Shop sono iniziati i saldi, ci sono promozioni fino al 70%. Se stavi tenendo d'occhio qualcosa è il momento di approfittarne, anche perché il mio codice sconto SARAS15 è cumulabile. Nel caso non la conoscessi, Vogue Collection è una linea di abbigliamento per uomo e per donna che propone principalmente capi e accessori da un'estetica sportiva ma perfetta per affrontare la vita di tutti i giorni. I loro capi sono estremamente comodi, confortevoli e di grande qualità. Ti lascio il link nell'info box nel caso in cui volessi andare a curiosare e adesso entriamo nel vivo del nostro video. La mia prima proposta vede un classico maglione dolce vita, che potrebbe in realtà essere anche un pullover con uno scollo a V, abbinato con un pantalone satinato che, se ti conosco bene, secondo me tieni nell'angolino del tuo armadio, pronto a tirare fuori soltanto nelle occasioni che richiedono un certo tipo di abbigliamento, quindi per esempio quello più elegante. Invece, quanto è chic e cool abbinato per la vita di tutti i giorni con un maglione molto più semplice e anche leggermente oversize, che ci dà magari quell'impronta più street, più sportiva a tutto il nostro outfit? Secondo me tantissimo, ancora di più se abbiniamo il tutto con una scarpa bassa, come per esempio una ballerina o, perché no, anche un mocassino molto leggero. Il risultato è estremamente attuale, moderno, ma quella nota sofisticata che secondo me non ti farà passare assolutamente inosservata. Scegli poi una borsa da portare a mano, leggermente più elegante, quindi strutturata, e vedrai che il risultato sarà ancora più d'impatto. Un bell'occhiale da sole, sopra potresti indossare un cappotto lungo, secondo me ci sta perfettamente, e veramente puoi affrontare la tua giornata, sia che tu debba andare in un luogo di lavoro, se ovviamente l'ambito lo consente, ma anche semplicemente per andare a fare una passeggiata con le amiche, per un aperitivo o una cena poco formale. La seconda idea outfit è, a mio parere, l'essenza proprio dello stile parigino, quell'estetica di classe, graziosa, fine, a cui tutte noi forse aspiriamo, soprattutto perché sembra essere molto facile da ricreare senza alcuno sforzo. Questo outfit, a mio parere, si può decisamente replicare perché è composto da dei capi basic che sono quasi sicura che anche tu hai all'interno del tuo armadio. Partiamo dal jeans, in questo caso un modello a sigaretta molto pulito che dona perfettamente a chi lo indossa. Abbinato con un dolce vita bianco, ma volendo potresti scegliere un colore neutro che a tuo modo di vedere valorizza particolarmente quelle che sono le caratteristiche del tuo viso, un cappotto da una lunghezza midi che quindi arrivi al ginocchio, poco sopra il ginocchio, e il pezzo forte qual è? Beh, questa slingback a punta, elegantissima. Io sono innamorata, non vedo l'ora di ricreare proprio questa combo. Perché? Perché è abbinata con una calza velata che potrebbe essere un collant o un gambaletto. Il risultato è davvero spettacolare, per nulla scontato, e secondo me si utilizza molto poco, cioè non è un qualcosa che vedi così spesso per la strada. Invece è estremamente elegante ed è quella chicca in più a un outfit molto basic. La borsa rigida ancora una volta è una nota che sembra essere messa là per caso, ma in realtà fa una grande differenza rispetto per esempio a una borsa molto morbida. Anche infatti la struttura degli accessori comunica tanto, e la borsa rigida trasmette proprio un messaggio di formalità, di eleganza, che la borsa morbida invece non comunica. Il terzo look potrebbe tranquillamente essere la mia divisa tutti i giorni durante l'inverno. Questo outfit
outfit lo conosci già se mi segui, perché l'ho condiviso con te più volte, proprio perché credo sia l'emblema della comodità e dello stile, rispettando ovviamente quello che è il mio gusto e il mio stile personale. Pantalone sartoriale con pants che cade perfettamente, abbinato con un classico maglioncino girocollo, questo proprio è il must have dell'inverno, tutte noi abbiamo un maglione del genere all'interno dei nostri cassetti. Cappotto midi, questo è dal taglio dritto, io per esempio lo sceglierei a vestaglia, per questo ti dico scegli il modello sempre più valorizzante per la tua body shape. Stivaletto a punta nero, che per me sai essere la calzatura proprio ideale per affrontare l'inverno. Senza stivaletto io non vado da nessuna parte, perché è veramente la scarpa che abbino più facilmente con tutti i pezzi del mio armadio. Ovviamente poi non passa inosservato il maglione appoggiato sulle spalle, annodato in questo modo davvero molto facile e veloce, che regala subito quella nota appunto molto moderna e forse anche modaiola a tutto l'outfit. Ma ciò che in realtà mi ha colpito più di tutto il resto all'interno di questo look è stata la maxi pochette indossata nella vita di tutti i giorni. Io personalmente, se scelgo una pochette, la scelgo di dimensioni mini e per occasioni più da sera eleganti. Invece non ho mai pensato ad utilizzare una maxi borsa da portare a mano nella vita proprio quotidiana. In realtà, se si hanno delle occasioni che lo consentono, quindi se non per forza dobbiamo andare a fare la spesa o 1500 giri e quindi una borsa a tracolla o a spalla è ovviamente più comoda, si può effettivamente utilizzare la pochette per dare proprio quella nota più particolare e di chi ci sa fare con la moda all'interno del nostro outfit. Ultimissimo dettaglio che mi stavo dimenticando di farti notare, la scelta degli accessori. Bellissimi questi accessori, molto fini, molto sottili, abbinati in pandan tra di loro, quindi tutti accessori dorati che illuminano proprio un look così basic e così spento in fatto di colori. Il quarto look invece vede come protagonista il maxi dress abbinato con un paio di stivali alti e un bel cappotto lungo. Questo è proprio un outfit passepartout, ancora meglio se il vestito è di maglia, ancora più invernale secondo me, ed è proprio una sicurezza quando abbiamo un vestito che sia più o meno lungo, perché potrebbe essere un vestito mini, un vestito midi o maxi, e lo abbiniamo con un paio di stivali anche bassi, il paio di stivali più comodi che abbiamo all'interno della scarpiera, e sopra un bel cappotto lungo, sciarpona, cappello, guanti, e veramente l'outfit è fatto in un batter d'occhio. Te lo faccio presente perché spesso durante l'inverno siamo portati ad indossare più spesso pantaloni o jeans e ci dimentichiamo di gonne e abiti che invece sono molto belli anche durante la stagione fredda. Se soffri le basse temperature, ricordati sempre che hai per esempio il collant termico, che veramente risolve spesso gran parte dei problemi. Io l'ho sperimentato e per me è il salvavita quando indosso gonne o vestiti. E ultima idea outfit che ti propongo, perché mi è piaciuta particolarmente e credo sia davvero molto semplice da replicare: gonna in satin, quindi quelle gonne molto leggere che solitamente useresti o d'estate in primavera o per un'occasione più elegante, abbinate invece con un semplicissimo maglione, anche leggermente oversize in questo caso, ma potresti sceglierlo più in figura, e uno stivale. Io personalmente l'ho indossata o con lo stivale scamosciato, tono su tono, quindi un qualcosa che mi dia un risultato molto neutro ed elegante, oppure con lo stivale nero texano, quindi qualcosa che va invece molto più a contrasto, volutamente così. Ovviamente deve piacerti, ti deve rispecchiare, personalmente a me piace moltissimo, sai quanto mi piace giocare con i contrasti e sai quanto secondo la mia modestissima opinione possano realmente regalare quel qualcosa in più che invece magari due capi dello stesso identico stile o due capi dello stesso identico tessuto possono rendere leggermente più banale. Non so se ho fatto un discorso sensato, il succo è semplicemente che giocare con capi o tessuti che apparentemente sono opposti tra di loro spesso regala delle bellissime emozioni in fatto di moda. Detto questo, spero che queste 5 idee outfit ti abbiano ispirato per qualche nuovo look con quello che già hai all'interno del tuo guardaroba. Fammi sapere, io ti mando un bacione grosso, ti ricordo tutti i link nell'info box e ci vediamo al prossimo video.